Onorevole Sottanelli, le notizie, al di là del fatto che Azione sarà presente in tutti i comuni della provincia di Teramo dove si andrà al voto, ha anticipato un'elezione possibile o comunque una candidatura di una donna alle europee, e noi ovviamente chiediamo chi sarà, e poi parleremo di Valdo di Bonaventura. Azione ovviamente parteciperà nelle elezioni europee, che è un'elezione strettamente proporzionale, quindi l'Abruzzo fa parte delle regioni del Collegio del Sud, quindi insieme alla Calabria, alla Campania, alla Puglia e alla Basilicata e il Molise. In queste sei regioni ogni regione avrà i suoi candidati. Noi come Abruzzo avremo certamente una candidata di una donna. Le liste devono essere 50% uomini e 50% donne, e lavoreremo per il modo che questa nostra candidata possa essere eletta e rappresentare l'Abruzzo nel Parlamento europeo. Certamente è un profilo che non è legato solo all'Abruzzo, è un profilo che è legato anche alle altre regioni del sud, e quindi per poter andare a catalizzare i voti. Ma il nome non ce lo fa, insomma. Il nome molto probabilmente sarà fatto domenica mattina, una presentazione ufficiale della sua candidatura, dove ovviamente lei e tutti i suoi colleghi e tutti i cittadini sono invitati. Lei ovviamente e giustamente ha sottolineato riguardo a Di Bonaventura che le cose si fanno in due. In questo caso in tre. In questo caso c'è anche l'amministrazione comunale. Esatto, bravo. E alla luce di questa considerazione, la posizione di Azione nei riguardi della Giunta d'Alberto, qual è o quale sarà? O è in attesa ancora di mosse terze? Allora, Azione nasce per superare il bipolarismo. Quindi nel momento in cui noi oggi siamo all'opposizione dell'attuale sindaco e dell'attuale maggioranza, siamo all'opposizione, dicevo, ma un'opposizione come quella a livello nazionale alla Meloni, sempre in maniera costruttiva. Nel momento in cui bisogna ci possano essere dei passaggi eventualmente, bisogna che questi passaggi siano motivati esclusivamente nell'interesse dei cittadini e non nell'interesse di Azione, nell'interesse di Sottanelli, di Valdo o di chiunque esso sia. E quindi bisogna capire se ci sono le condizioni, se appunto sono tutti gli attori favorevoli, ma soprattutto che cosa si vuole fare, cioè che tipo di valore aggiunto Azione potrebbe portare per dare l'impronta di un'azione di governo che sia più efficace, più efficiente e quindi che possa essere utile alla comunità teramana. La prego di stare un minuto solo per questioni tecniche, ma lei con D'Alberto ha mai affrontato l'argomento? Diciamo un paio di volte, ma non in maniera pragmatica e concreta, ma solo di intenti, di parlare, ci vedremo, parleremo, faremo e vedremo se ci sono le condizioni. Quindi sono siete sempre, fermi a questo? Sempre ai condizionali, così come noi siamo aperti anche al confronto con tutte le forze politiche di destra e di sinistra, quindi siamo aperti laddove si fa l'interesse del cittadino.